del Consiglio regionale. Abbiamo ascoltato anche la voce in diretta del Presidente della Regione subito dopo il suo intervento. Abbiamo ascoltato le voci dei capigruppo che hanno detto la loro su quello che è il progetto di legge che si stava appunto discutendo. Dunque, tra poco ne sapremo di più circa le misure economiche varate dalla nostra Regione. Io intanto vado a salutare, lo ascoltiamo in collegamento telefonico, Paolo Renzetti, che si trova comunque all'interno della sede di Pescara del Consiglio regionale. Buongiorno Paolo. Sì, grazie Andrea, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, ieri tu sei stato all'Aquila e hai potuto un po' tastare anche quello che è il polso, no? Per quanto riguarda l'azione del Consiglio regionale. Oggi sapremo di più circa le misure che sono state varate. Già qualcosina si è letta sui giornali questa mattina. A proposito, non so se la regia può proprio far vedere uno screen relativo al quotidiano Il Centro, proprio uno screen nel quale si parla di alcune di queste misure. E Paolo, insomma, sono giornate piuttosto concitate. Ecco, qui la Regione stanzia 100 milioni, ecco a chi vanno. Magari, ecco, il dettaglio lo scopriremo in maniera più diffusa tra poco in diretta. Però, insomma, era un atto dovuto. La Regione, insomma, doveva muoversi sotto questo profilo per, dopo la grande emergenza sanitaria che non si è ancora conclusa, però iniziare a muoversi anche sul fronte economico, perché questa è l'altra grande emergenza, conseguenza di quella sanitaria. Sì, è vero, ieri c'è stata l'approvazione di questa legge in Consiglio regionale all'Aquila, Consiglio regionale che abbiamo seguito in diretta con i nostri collegamenti, con le nostre finestre nel TG6 delle 14 e delle 19. L'Assemblea ha approvato dunque a maggioranza, con l'astensione delle minoranze, il progetto di legge denominato Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione. Sempre nel corso del Consiglio di ieri, straordinario, urgente proprio per far fronte all'emergenza sanitaria, sono stati approvati anche due provvedimenti amministrativi. Il primo riguarda il rendiconto finanziario 2019, poi anche l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, prima variazione e applicazione dell'avanzo di amministrazione di esercizio del 2019, assestamento generale dei conti. Sempre nel corso del Consiglio regionale straordinario di ieri sono state approvate poi all'unanimità due risoluzioni, la prima del centro-sinistra riguardante la dematerializzazione delle ricette e la seconda di iniziativa della maggioranza che prevede l'invito ad utilizzare e sostenere il consumo made in Abruzzo. L'Aula poi ha convalidato l'elezione, sempre nella giornata di ieri, del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che dunque subentra a Giovanni Legnini, che si era dimesso nelle scorse settimane per andare a dirigere l'ufficio della ricostruzione post-terremoto. Dunque questo quanto accaduto nella giornata di ieri. Tra Ecco poco Paolo, inizierà ricordiamo questa che anche, ecco, conferenza. sul fronte sanitario, già ieri in anteprima abbiamo avuto le dichiarazioni del Presidente Marsilio, poi sono state confortate dai numeri. Negli ultimi 3 giorni si registra una flessione degli aumenti, è un qualcosa che sta avvenendo a livello nazionale, riferimento chiaramente ai contagi da coronavirus e in particolare nella nostra regione, dopo 2 giornate poco sopra i 50 casi di contagio, in riferimento agli aumenti. Ieri c'è stato un aumento di 35 unità e questo ha spinto il governatore a dire che c'è diciamo così, un raggio di luce, c'è un po' di speranza che si comincia a intravedere, anche se lo si ripete sia da parte degli amministratori, dei rappresentanti istituzionali a livello nazionale. Ieri abbiamo ascoltato anche la
conferenza del Premier Giuseppe Conte, lo ripetono anche gli amministratori locali, bisogna restare a casa, bisogna continuare ad essere prudenti, bisogna tenere duro, soprattutto in questo momento, perché allentare e prendere sotto gamba il virus in un momento in cui si intravedono dei segnali di positività sarebbe un peccato capitale. Quindi l'invito è sempre quello di restare a casa, di essere prudenti, di attenersi alle misure restrittive che ieri sono state effettivamente prorogate, lo aveva anticipato il ministro Speranza, lo ha confermato ieri sera il Premier Conte, prorogate fino al 13 di aprile, poi ci saranno ulteriori valutazioni per sapere se ci sarà un'ulteriore proroga, magari per la seconda metà di aprile, o se si potrà iniziare ad allentare queste misure che comunque da Chito non possono essere eliminate. Però Paolo, è importante questo messaggio, sia da un lato la flessione del numero dei contagi, dell'aumento dei contagi, sia però questo messaggio improntato alla prudenza, fatto che bisogna restare a casa, bisogna mantenere il distanziamento sociale e attenersi alle misure che sono state varate dal governo. Sicuramente Andrea, ne aveva parlato anche proprio ai nostri microfoni ieri il Presidente della Regione Marco Marsiglio, tra l'altro confermando le zone rosse nella nostra regione fino al 10 aprile, l'annuncio che era stato dato proprio in esclusiva in anteprima ieri dal Presidente della Giunta regionale ai nostri microfoni nel corso del nostro telegiornale delle 14. Come diceva anche ieri il Presidente Marsiglio, sarebbe davvero imperdonabile abbassare in questo momento la guardia. Ieri comunque c'è stata la notizia positiva del calo ulteriore dei positivi, ma come sempre ieri aveva ricordato anche ai nostri microfoni il governatore della regione Abruzzo, c'erano stati proprio nella giornata di ieri i tamponi effettuati in alcuni comuni della zona rossa della Valfino e dunque oggi presumibilmente dovremmo avere i risultati, speriamo anche in questo caso positivi, con un ulteriore calo dei contagi. In merito proprio alle analisi effettuate ieri nei comuni della zona rossa, ecco, della Valfino. Peraltro Paolo, proprio a proposito di questo, vado a leggere un lancio ANSA, un'ANSA battuta pochi minuti fa, sono le dichiarazioni di uno dei virologi che più vediamo in TV negli ultimi tempi, parliamo di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, intanto sta per iniziare la conferenza, dice Pregliasco: siamo in una fase di rallentamento dei casi, ma la discesa sarà lenta, ci vorranno infatti una o due settimane per vedere l'indice di contagio R con 0 sotto il valore 1 e assistere quindi ad un calo chiaro dei casi. Queste le parole pronunciate da Pregliasco. Dunque siamo in una fase di discesa, ma questa discesa sarà lenta. E poi ancora prosegue Pregliasco: il SARS-CoV-2 ci ha spiazzato per l'alta quota di asintomatici e per la facilità della trasmissione, quindi finché non ci sarà un vaccino disponibile non ci potremo liberare di questo virus. Attualmente ci sono 12 vaccini in corsa per la validazione e si spera entro un anno di avere la disponibilità di un vaccino per l'immunizzazione. Questo ha detto Pregliasco. Paolo, ci siamo? Sì, sta per avere inizio la conferenza stampa, è arrivato qualche istante fa il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, era arrivato invece qualche minuto fa il Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, ci sono anche diversi consiglieri regionali, c'è anche l'assessore alle attività produttive e al turismo Mauro Febo, dunque tutto pronto per l'inizio di questa conferenza stampa. Ecco, che dunque seguiamo in diretta Lorenzo qui dalla Sospiri, sala Corradino d'Ascano. Sì. Ha parlato di questo gesto simbolico di protesta nei confronti dell'Europa, no? Sì, c'era stata questa bandiera dell'Europa ammainata, corso proprio in avvio del Consiglio regionale per protestare contro il trattamento che l'Europa starebbe riservando al nostro Paese. Dunque c'è stata questa protesta diciamo simbolica proprio del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che poi attraverso un comunicato ha anche spiegato i motivi della sua protesta, protesta che è stata condivisa dal centrodestra, ma che invece è stata criticata dalle opposizioni, in particolare dai consiglieri del partito, consiglieri regionali del Partito Democratico. Ancora qualche istante per l'inizio della conferenza stampa, dicevo ci sono diversi consiglieri regionali, vediamo il consigliere di Fratelli d'Italia, il capogruppo Guerino Test, vediamo anche per la Lega il consigliere Vincenzo D'Incecco, ne stanno arrivando proprio in questi minuti degli altri, dunque bisognerà attendere ancora qualche
qualche istante per l'inizio di questa conferenza stampa. Sono le 11:09, inizio che era fissato per le 11, ovviamente un leggero ritardo anche per permettere agli altri consiglieri regionali di arrivare qui presso la sede di Paolo, Pescara, le distanze del di sicurezza Consiglio sono regionale rispettate in Piazza Unione all'interno della sala. Ma diciamo sì e no, ma ovviamente gli spazi non sono sicuramente quelli della sala del Consiglio Comunale di Pescara, dove c'era stata per esempio qualche giorno fa la conferenza stampa del Presidente della Regione Marsiglia. Ovviamente gli spazi non sono quelli dell'emiciclo dell'Aquila e dunque ovviamente bisogna fare un po' di necessità virtù, bisogna dire che tutti indossano la mascherina e dunque almeno da questo punto di vista queste norme sono rispettate. È ecco, questo che poi potrebbe essere anche un argomento della conferenza, Paolo, perché sono giorni che si parla della fornitura di mascherine, di questo carico che dovrebbe arrivare dalla Russia, un carico che è stato però bloccato, qualcuno dice che però questa fornitura in realtà non è stata fatta, sono cose che appunto stiamo leggendo anche sui giornali, insomma c'è qualche dubbio che viene alimentato, però sappiamo che i DP, i dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine, sono fondamentali, lo sono ora e lo saranno altresì quando saranno allentate le misure, perché poi come si è detto, come ieri ha ricordato il Premier Conte, come ha ricordato il Ministro Speranza, si arriverà alla fase in cui dovremo convivere con il virus, quindi pian piano riprenderemo la vita di tutti i giorni, ma sapendo che il virus c'è, quindi ci dobbiamo proteggere. E tra questi dispositivi fondamentali c'è appunto l'utilizzo di mascherine, però c'è bisogno di mascherine, c'è bisogno di una vastissima fornitura e questo è uno degli argomenti, Paolo, di cui si sta discutendo tanto negli ultimi giorni. Intanto si è seduto anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, quindi penso che la conferenza stia per iniziare, allora possiamo ascoltare il Presidente della Regione Marco Marsiglio. Allora buongiorno a tutti, abbiamo sentito l'esigenza di dare il giusto rilievo all'importante atto che ieri il Consiglio regionale ha approvato con il voto favorevole della maggioranza e le astensioni delle opposizioni. Per prima cosa quindi voglio ringraziare il Consiglio regionale per la importante opera di stimolo e di sintesi che ha saputo svolgere, quindi ringrazio tutti i consiglieri, dal Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni, ai Capigruppo, a ogni singolo consigliere che in questi giorni ha elaborato questo testo. Voglio sottolineare il fatto che io adesso non sono nel nostro scopo, né ci siamo, diciamo, abbiamo perso tempo a verificare se e quali regioni abbiano già fatto una legge così organica e se siamo noi i primi della classe. Sicuramente non siamo secondi a nessuno, abbiamo fatto un ottimo testo, credo che anche e nonostante, come dire, le legittime critiche e il legittimo gioco delle parti che va comunque rispettato, anche i commenti nelle dichiarazioni di voto che ho ascoltato a fine consiglio delle opposizioni hanno riconosciuto che si tratta di un buon testo, poi magari ci sfideranno a come dire, metterlo in pratica, a dimostrare che i buoni principi che sono contenuti in queste norme poi siamo capaci di trasferirli velocemente sul territorio, e per questa ragione già da domani ho convocato la Giunta, i direttori dei dipartimenti, i capigruppo della maggioranza del Consiglio regionale all'Aquila per fare una riunione operativa di lavoro dove articolo per articolo, comma per comma, distribuiamo bene compiti, responsabilità, procedure, cominciamo a fare le prime analisi sulle scelte operative di come poi si traducono in pratica questi stanziamenti e queste previsioni, e quindi non perderemo un solo minuto prima ancora che la legge venga di fatto pubblicata. In questo momento stanno gli uffici ancora collazionandola, saremo già al lavoro per dargli subito veloce attuazione, perché è giusto ed è vero che poi questa è una partita che si vince anche nei tempi con cui si interviene e per non arrivare tardi. Quindi la seconda cosa che voglio sottolineare è che queste norme
sono state lungamente discusse in tutto l'Abruzzo, sono almeno una decina di giorni, se non 15, che il testo base da cui è nata questa proposta è stato sottoposto al giudizio, all'esame, al contributo di tutte le parti sociali, che abbiamo anche poco prima del Consiglio incontrato con gli assessori competenti, con l'assessore Febbo e con l'assessore Fioretti. Abbiamo raccolto, e il Presidente del Consiglio ha raccolto, le diverse proposte di modifica, di suggerimento, di correzione, di integrazione che sono arrivate da decine di soggetti rappresentativi dei corpi sociali intermedi. I capigruppo hanno poi confrontato queste proposte e arricchito anche con il contributo poi dei singoli gruppi, perché ogni gruppo della maggioranza sul testo base ha comunque continuato giorno dopo giorno a produrre elaborazioni, anche perché siamo in un tempo molto, come dire, molto veloce e molto particolare. La situazione dell'Italia di 15 o 20 giorni fa non è esattamente la stessa di oggi, più la vicenda si fa dura e la crisi si fa nera, e più naturalmente aumenta il bisogno dei cittadini di essere assistiti, delle imprese di essere messe in condizioni di ripartire e di, come dire, di guadare questa palude, che noi speriamo la più breve possibile, ma con lo stesso senso di responsabilità non abbiamo nessuna fretta di, come dire, di bruciare i tempi e di fare magari l'errore di riaprire l'Italia, l'Abruzzo, le attività, prima che non ci sia una condizione di sufficiente sicurezza e gestione dell'epidemia, perché faremmo un doppio errore, perché è chiaro che se dovessimo riaprire troppo in anticipo e ritrovarci poi a dover chiudere perché rinascono focolai incontrollabili, avremmo fatto un grave danno. Quindi in questo difficile equilibrio cerchiamo di traghettare, di portare avanti la nostra società e di assistere al meglio i nostri cittadini e le nostre imprese. E rivendico questo fatto perché è un fatto di grande trasparenza e una grande lezione di democrazia che la Regione Abruzzo, la maggioranza di centrodestra, ha offerto all'Abruzzo e all'Italia intera. Ci sono altri luoghi dove il dibattito politico viene anche, come dire, il clima si peggiora anche riguardo a questo, al fatto che c'è chi decide senza consultarsi con nessuno, decisioni che arrivano e vengono comunicate e poi sottoposte magari al giudizio delle altre parti dopo averle già scritte e decise. Da noi non è stato così. Ripeto, sono circa una quindicina di giorni che questo testo è stato sottoposto a tutte le parti sociali e ai partiti delle opposizioni, dai quali abbiamo atteso e stimolato contributi e proposte, che nella giornata di ieri, l'altro ieri, quando poi si è entrati nel vivo del lavoro di commissione, sono state selezionate, vagliate, discusse, alcune anche accolte, e quindi ci sono ovviamente dentro questa legge anche alcuni positivi contributi delle minoranze, e abbiamo saputo appunto far tesoro dove arrivano suggerimenti utili e intelligenti, e in ogni caso ci siamo poi alla fine assunti la responsabilità di approvare con i voti della maggioranza quindi un documento che stiamo oggi presentando e che vedete nelle slide. Io riassumo nelle linee fondamentali: naturalmente è una legge che nasce dall'esigenza di contrastare la grave crisi economica nata dall'espandersi di questo contagio. Le misure sono rivolte nei confronti di diverse categorie, uno spettro molto ampio di interventi. Si parte dagli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese e dei titolari di partita IVA, si passa a provvedimenti a favore delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale che oggi non hanno più uno stipendio. L'altra categoria su cui si interviene sono gli enti e le associazioni culturali, a cominciare da quelle finanziate dal FUS, che si ritrovano con tutte le attività storiche e tradizionali praticamente bloccate e ferme, con magari spese che gravano, fino ai comuni, che sono la frontiera avanzata del rapporto con i cittadini e dei primi
diciamo, a intercettare i problemi di marginalità sociale, e non dimentichiamo neanche le grandi imprese per le quali ci sono, abbiamo garantito finanziamenti per programmi già in corso che poi spiegheremo meglio. Si parte come misura dalla sospensione di tutti i termini di pagamento, riscossione di imposte, tasse e tributi di competenza della Regione, perché in questo momento appunto ci sembrava assurdo dover chiedere a qualcuno di versare tasse, tributi eccetera, mentre le attività sono, tranne per alcune categorie, sostanzialmente fermi. Lo stesso per i pagamenti e rimborsi dei mutui e dei finanziamenti concessi dalle società partecipate della Regione, come FIRA, Abruzzo Sviluppo, nei confronti delle imprese. Sospendiamo i canoni consortili nei consorsi industriali, i canoni idrici, quelli dei consorsi di bonifica e anche i pagamenti dell'affitto delle alloggi di edilizia popolare, delle ATERA, alle quali garantiamo con un fondo rotativo le risorse per poter fare le manutenzioni e per poter pagare le utenze, non avendo, diciamo, ulteriori entrate. Costituiamo quindi una serie di fondi rotativi per un montante complessivo di 25 milioni per affrontare questo tema dei consorsi di bonifica, ARAP, Consorzio Industriale Chieti Pescara, ATER e così via, e mettere in condizioni poi queste enti e queste aziende e queste istituzioni di poter continuare a svolgere la loro attività istituzionale. Un altro elemento di cui andiamo particolarmente orgogliosi, lo vedete lì, sono i 5 milioni stanziati per dare contributi alle famiglie, direttamente alle famiglie. Cercheremo nella attuazione pratica di questa norma di non creare la burocrazia dei passaggi attraverso i comuni, i servizi sociali, documentazione, analisi, istruttoria e così via, né l'umiliazione di dover vedere famiglie che sono normalmente in grado di sostenersi da sole doversi rivolgere alla Caritas piuttosto che al Banco Alimentare, piuttosto che fanno un'opera pregevolissima. Abbiamo anche negli ultimi giorni ho fatto anche delle ordinanze specifiche per favorire e preservare la possibilità di queste istituzioni caritatevoli di poter continuare a svolgere, anzi di incrementare la loro attività come è necessario in questi giorni, perché stanno raddoppiando o triplicando già da oggi i fabbisogni delle famiglie povere, delle famiglie bisognose. Però abbiamo l'obiettivo di tentare fino all'ultimo di rispettare la dignità delle persone, di mettere in condizioni queste famiglie di poter avere direttamente attribuito sul proprio conto corrente questo contributo. E io anzi spero che questa misura possa anche essere superata nel prossimo tempo, perché sono diverse le forze politiche che a livello nazionale, in Parlamento e nel Governo, diciamo, stanno affrontando e discutendo di questa necessità, e quindi mi auguro che questa proposta possa diventare invece una norma nazionale coperta con fondi dello Stato. Ma rispetto a questo siamo orgogliosi di poter dire che l'Abruzzo ha dato, come dire, il buon esempio. Siamo i primi ad aver messo nero su bianco questa norma di cui si sta molto discutendo oggi anche a livello nazionale, e magari se questo nostro esempio può aiutare una riflessione da parte del Governo e del Parlamento per accogliere una norma simile nella decreto legge che sta in conversione adesso o nell'immediato successivo decreto legge che verrà prodotto con il secondo pacchetto di misure, non potremmo che esserne felici e anche orgogliosi per aver anticipato. Per il microcredito c'è il rifinanziamento del fondo per il microcredito, il fondo rotativo per il piccolo prestito, le controgaranzie per chi può avere prestiti ma non ha sufficienti garanzie da poter. Qui ci sono due fondi perduti, non ce li stanno restituendo, sono soldi che mancano troppo. Sottolineiamo che sono fondi perduti. La riprogrammazione dei fondi europei e dei fondi statali del Fondo Sviluppo e Coesione, questa è una partita molto ampia che potrebbe liberare tante energie, non dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Io oggi pomeriggio avrò prima una videoconferenza della Commissione Affari Europei, della Conferenza delle Regioni, e successivamente la videoconferenza si allarga al confronto con il Ministro Provenzano.
perché chiederemo appunto ad un enorme sforzo di semplificazione e di liberazione di queste risorse. Noi, come sapete, sui fondi europei oggi tutte le regioni, non solo l'Abruzzo, hanno alla fine del 2019 certificato una percentuale variabile tra il 25 e il 30-35%, quelle che sono andate meglio, di fondi già spesi e certificati, di fondi impegnati e in corso di certificazione. Mediamente non ce ne possono essere molti di più di quelli che sono stati già spesi, vuol dire che c'è un 40, in alcuni casi si arriva pure al 50, ma almeno un 40% di fondi europei, e parliamo di un montante di qualche centinaio di milioni per ogni regione, che stanno ancora lì. Quindi non stiamo, come dire, rubando niente né stampando moneta, sono soldi che già esistono e sono programmati, solo che nella attuale programmazione si spendono nel 20 e fino al 20 per la programmazione 14-20 e nei 3 anni successivi per completare questa programmazione, con passaggi, come dire, micidiali di burocrazia, di controlli di primo, di secondo livello, sia dentro la regione, poi al Ministero e poi in Europa. Allora, se noi riusciamo a disboscare questo, a convincere anche l'Europa e avere il governo al nostro fianco in questa scelta, in questa battaglia, per dire che questi soldi li possiamo concentrare e magari spendere tutti e subito, non nei prossimi 3 anni, ma da qui a un anno e mezzo, potremmo generare appunto economie per centinaia di milioni da spendere, e farebbe davvero la differenza. Intanto però la linea di tendenza condivisa da tutti, che è quella di poter riprogrammare questi fondi, perché magari nei programmi che erano stati fatti non si teneva conto ovviamente di questo tipo di emergenza e si indicavano alcune priorità. Alcune di queste priorità, di queste missioni, di questi assi, probabilmente verranno confermati e mantenuti, perché se sono, diciamo, priorità strategiche o comunque assi che mantengono il loro valore nonostante la crisi, anzi a maggior ragione che c'è la crisi naturalmente, però la parte che invece possiamo considerare superato dagli eventi o uno spostamento di priorità verso altro tipo di missioni, naturalmente questo è il lavoro che dovremo fare nei prossimi giorni, però è il lavoro più complicato, perché comprende un livello di trattativa nazionale e europea che non sarà facile portare a casa. Però la nostra linea, la proposta che noi faremo sarà questa: una enorme immediata semplificazione per liberare soldi, energie, poterli distribuire nella maniera più facile possibile. Sui milioni da, diciamo, destinare alle imprese abbiamo detto. Accelerazione dei pagamenti, anche questo è importante, è una norma che vale 20 milioni di euro da distribuire in collaborazione con Cassa Depositi e Prestito per pagare tutti quelli che oggi sono nostri creditori e mettere appunto nel corpo vivo dell'economia soldi veri subito, senza attendere oltre. Su questa norma ne abbiamo fatta un'analoga, ieri abbiamo approvato una importante norma anche per pagare le anticipazioni dei lavori del cratere sismico, quindi c'è stata anche una nuova ordinanza con il nuovo commissario Legnini che abbiamo approvato, e c'è una norma generale inserita anche su richiesta giustamente del mondo delle costruzioni e delle imprese, appunto perché abbiamo dovuto far fermare tanti cantieri e ci chiedono, e noi lo abbiamo accolto, di poter essere saldati nella parte di lavori che sono, quindi si è fatta la consistenza dei lavori, poter ricevere almeno il pagamento dei lavori già fatti e non dover, nel momento in cui stanno fermi, non dover attendere ulteriormente. I 5 milioni, che in realtà sono anche qualcosa di più, quasi 5 milioni e mezzo di euro per il finanziamento dei progetti accordi per l'innovazione delle grandi imprese, sono progetti che noi, al Ministero dello Sviluppo Economico sono stati presentati da grandi imprese che dimostrano con l'attuazione di quei progetti di poter attivare, per il caso dell'Abruzzo e per i progetti che sono contenuti in questa misura, quasi 2.000 posti di lavoro nuovi. E generano 600 milioni complessivi di investimenti per appunto grandi imprese che stanno facendo importanti attività.
perché questo dimostra l'equilibrio e la lungimiranza della maggioranza di centrodestra, perché è vero che ma a volte con un po' di retorica si dice che l'ossatura dell'economia è fatta dalle micro, piccole imprese, dagli artigiani e così via, ma se non avessimo le grandi imprese, il prodotto interno lordo e la produzione industriale della nostra regione sarebbe un'altra cosa, e quindi noi dobbiamo fare l'uno e l'altro, e le grandi imprese creano poi anche filiera che tiene in piedi la piccola e media impresa che vive delle commesse e delle forniture e crea sistema in maniera positiva. E quindi questi 5 milioni era la quota di cofinanziamento che il Ministero chiedeva alla Regione per poter attivare il saldo, sì, comunque la quota parte che la Regione deve mettere in campo per poter attivare quei contributi e far magari mettere anche in condizioni alcune di queste grandi aziende di vincere la concorrenza di altre proposte in giro per l'Italia e per il mondo e di rendere più attrattivo e competitivo il progetto da sviluppare in Abruzzo. Vi sono poi i fondi per la protezione civile, per affrontare questa emergenza, quelli che sono stati già anticipati con delibere di giunta regionale vengono confermati con questa legge e quindi stanziati e distribuiti 10 milioni più uno da raccolta fondi. C'è poi un'altra misura importante, quella per favorire la pace legale con le imprese. In questo momento di crisi pensiamo che alimentare il contenzioso sia sbagliato, che invece favorire la possibilità dove esistono, come dire, i requisiti opportuni, e quindi saranno all'avvocatura insieme ai dipartimenti a fare una valutazione di questo tema, però il nostro indirizzo è quello di favorire quanto più possibile la composizione bonaria di questi contenziosi e creare su questo quel minimo di appunto pacificazione tra le parti che consente di poter lavorare e programmare con maggiore serenità. Il Consiglio regionale ha poi deliberato di costituire un comitato tecnico scientifico con 10 personalità che io invito e mi auguro, ma so che sarà così, di altissimo profilo accademico, economico, di persone che hanno, come dire, un curriculum importante nella loro vita dal punto di vista del contributo che hanno già dato e saputo dare in termini sia intellettuali, penso al mondo accademico, che operativi, penso a chi viene dal mondo dell'industria, del lavoro, delle professioni, del sindacato, e che potranno aiutare la giunta regionale e il consiglio nell'affiancarci in questo periodo in cui bisogna mettere in campo le migliori intelligenze e le migliori competenze per aiutarci a delineare non soltanto la pratica attuazione dei principi contenuti in questa legge, ma più in generale un indirizzo su come si gestisce, si affronta e si cerca di uscire dalla crisi e dalla recessione che stiamo affrontando in questi e nei prossimi giorni. Per finire, ci sono disposizioni per la semplificazione normativa, è l'occasione buona, dovendo appunto scegliere di imboccare una strada di velocità e di pragmatismo, è anche l'occasione buona di mettere alla frusta tutti i nostri uffici, tutti i nostri dipartimenti, con la collaborazione degli uffici del Consiglio regionale, che è poi quello che principalmente legifera, e di individuare tutti i rami secchi o gli ostacoli e gli incagli burocratici amministrativi per procedere a una veloce e importante semplificazione e snellimento delle norme. Quindi questo è quanto volevo dirvi, e prima di passare la parola ai colleghi, ai presenti che volessero arricchire la mia illustrazione, voglio cogliere l'occasione qui per ringraziare, come ho fatto ieri, l'Associazione Nazionale Alpini, che ieri ha donato 6 ventilatori per terapia subintensiva. Oggi abbiamo la buona notizia che finalmente, come avevo annunciato anche ieri in Consiglio regionale, i rifornimenti cominciano a funzionare, la macchina messa in campo a livello nazionale dopo appunto tanto tempo di ansiosa attesa e di grande pazienza che abbiamo avuto comincia a funzionicchiare, quindi oggi arrivano
sono in distribuzione, speriamo appunto che sia confermato dai fatti, 18 altri ventilatori, quindi le nostre strutture sanitarie cominciano ad avere le armi per combattere e per affrontare il resto della vicenda, dopodiché tutti noi speriamo che i dati positivi degli ultimi giorni, negli ultimi tre giorni abbiamo avuto un numero di contagi pari al numero del giorno precedente, di quattro giorni fa, che era stato il momento di massima. Siamo passati appunto da un picco di 160 dentro una sola, di circa 160 dentro una sola giornata, a tre giornate in cui poco più di 50 per due giorni e meno di 40 ieri. Non siamo così, diciamo, ingenui da illuderci che sia l'inizio della fine, che oggi saranno 20, domani 10 e dopodomani 0, che daremo un'illusione sbagliata a tutti quanti. Anzi, ci attendiamo anche che il fatto che si diminuisce la pressione dentro gli ospedali ci permetterà, e ci sta già permettendo, di andare a dare la caccia ai positivi sui territori e quindi di andare a fare tamponi anche a domicilio per le persone che sono state a stretto contatto, che sono già in quarantena o che magari hanno qualche linea di febbre ma non vengono ancora portate negli ospedali dove fare tamponi, e quindi questo potrebbe anche paradossalmente produrre un incremento dei casi, ma quello che noi, diciamo, dovremo comunque tenere sotto controllo e guardare per capire l'andamento è l'accesso in ospedale, l'ospedalizzazione e i numeri delle terapie intensive. Perché, come sapete, se fossimo in grado, così con uno schiocco di dita, di fare il tampone a tutti, uscirebbero migliaia forse di positivi asintomatici. Ripeto, stiamo lavorando e dando indicazioni proprio per cominciare a fare questo lavoro, grazie al fatto che negli ultimi giorni c'è stata un po', non dico di tregua, ma comunque un allentamento della pressione senz'altro c'è stato ed è registrato da tutti sulle nostre strutture ospedaliere. Quindi se verremo messi davvero in condizione di avere i mezzi, dei dispositivi di protezione, i macchinari per poter curare e affrontare questa malattia, io credo che l'Abruzzo abbia dimostrato e stia dimostrando di saper reggere l'urto e di avere un'organizzazione capace di affrontare un evento così straordinario come è stata questa pandemia. Non so se qualcuno... Sì, grazie, buongiorno a tutti, purtroppo ho fatto un po' di ritardo, però ho sentito attentamente le parole del Presidente, che è entrato un po' nel merito del testo normativo. Io voglio un po' rifare la storia di questo progetto di legge, che è tutto iniziato da una conferenza dei capigruppo insieme al Presidente Sospiri. Abbiamo iniziato a lavorare sul testo di legge, come dice il Presidente, di cui sono stato il primo firmatario insieme al Presidente Sospire e alla collega Pocchino, ma poi è stato rielaborato sentendo, appunto, come diceva il Presidente Marsiglio, tutte le associazioni di categoria, tutte le forze di maggioranza ma anche di minoranza. Quindi è stato fatto un lavoro sinergico per fare un impianto normativo che possa soddisfare al meglio le problematiche degli abruzzesi, che stanno fronteggiando un'emergenza che io definirei straordinaria, come ho detto ieri in consiglio, un'emergenza che va oltre, secondo me, il terremoto, perché non riguarda una singola zona, non riguarda solo la regione Abruzzo, ma riguarda l'intero mondo. Quindi noi da qualche settimana abbiamo iniziato a lavorare sulle ripercussioni economiche che si possono avere a seguito di questa emergenza sanitaria e abbiamo, secondo me, fatto il massimo in questo momento, mettendo l'impegno di voler soddisfare queste esigenze, soprattutto economiche, perché a causa, o meglio, per le misure restrittive necessarie per evitare contagi adottate da parte del governo, molte persone non hanno introiti economici. Quindi abbiamo sin dall'inizio cercato di recuperare le somme, parlo dei 6 milioni che riguardano l'articolo 111 del decreto legge, che permette a chi ha fatto degli investimenti qualche mese fa e che li faranno in futuro di avere una percentuale da parte della regione. Quindi molte persone hanno anche dovuto convertire le proprie attività lavorative, quindi in questa fase ci saranno molti lavori a domicilio, consegne a domicilio, quindi molti osservatori stanno cambiando le modalità dell'attività. Quindi abbiamo fatto un lavoro sinergico, come dicevo, abbiamo previsto questo comitato tecnico scientifico, perché ci vogliamo avvalere proprio in questa fase di task force di personalità che hanno specialità in questo settore, che ci possono aiutare e supportare
per fare le scelte migliori anche nell'ambito della rimodulazione dei fondi europei, che sicuramente, come diceva il Presidente, dobbiamo avere un'altra visione per cercare appunto di soddisfare queste esigenze. Io voglio ringraziare anche il Presidente Emiliano Di Matteo della terza Commissione, il Presidente D'Incecco, tutto il gruppo della Lega, tutti gli altri gruppi della maggioranza, ma anche quelli della minoranza che hanno sostenuto questo impianto normativo. Abbiamo dato una grande risposta, secondo me, agli abruzzesi, pure se ieri qualche polemica c'è stata in Consiglio regionale. Io ritengo invece che siamo stati molto celeri, perché non è semplice fare un impianto normativo così importante, perché, ripeto, ci sono tante iniziative all'interno di questo progetto di legge, però sono veramente soddisfatto. Logicamente dobbiamo continuare a lavorare in questa fase che ancora è in piena emergenza, però sono convinto che insieme, con tutte le forze, in sinergia, tutte le istituzioni, riusciremo a superare questa emergenza. Voglio ringraziare logicamente tutte le persone impegnate, i sanitari, Protezione Civile, le forze dell'ordine e tutte le istituzioni, i sindaci che in questi giorni si stanno impegnando insieme a noi per fronteggiare questa emergenza che, ripeto, è straordinaria. Grazie. C'è qualche... Cosa fai tu? Facciamo il capo di gruppo? Una cosa al volo? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento anche a voi, agli amici della stampa, per il lavoro pregevole che state facendo. Io mi unisco a tutto ciò che è stato detto dai colleghi, ma vorrei puntare il dito sul fatto che questo non è un libro dei sogni senza copertura finanziaria, ma è un testo concreto, tempestivo, coraggioso, che prevede una buona parte a fondo perduto. E come ieri abbiamo anche detto, noi in questi giorni stiamo facendo solo ed esclusivamente il nostro dovere, però ci piace rimarcare il fatto che probabilmente siamo l'unico consiglio regionale che in maniera coscienziosa e giusta ha voluto, sia in sede di commissione che di consiglio, riunirsi fisicamente e non per dare conferenze, anche per dare un messaggio concreto e di vicinanza alle tante persone, tanti lavoratori che si stanno mettendo anche a rischio tutti i giorni la propria attività. Abbiamo tentato quindi di dare una risposta concreta alle famiglie, una risposta con che avranno qualche soldino in più, perché con la sospensione dei canoni, sia per i consorzi che per le ATE, quindi avranno un minimo di economia, ma anche per dare una risposta alle tante imprese che sono in grandissime difficoltà che si va a sommare già a un momento storico molto, molto difficile. Quindi noi siamo convinti che questa non è la panacea di tutti i problemi, ma giochiamo una parte importante per far ripartire l'Abruzzo, cercando di minimizzare al massimo la burocrazia e quella filiera di controlli che fa sì che molti imprenditori che oggi devono ricevere i soldi dai comuni, dai province e regioni, devono aspettare troppi mesi se non hanno. No, con il gruppo consigli. Grazie, buongiorno a tutti. È inutile che sto a rimarcare quanto già detto il Presidente, quindi tutti i grandi fatti. L'unica cosa che mi viene da sottolineare è il fatto che ieri, secondo me, abbiamo fatto un intervento il massimo possibile in questo momento. Io penso che ieri abbiamo dato il cuore oltre l'ostacolo. Sono convinto anche che le tante misure messe in campo, i fondi rotativi messi in campo, molto probabilmente fra 3-4 mesi ci creeranno anche delle difficoltà di cassa, perché ci sono diversi fondi rotativi, non sappiamo se poi le rotazioni funzioneranno bene a 360 gradi, però sicuramente era il momento di farlo, perché tutti dicono che è un momento di guerra, ma purtroppo non bisogna scordare che le regioni non possono andare deficit, mentre lo Stato può fare debito. Saremo anche già pronti ad affrontare sicuramente qualche problema di cassa fra qualche mese, ma tutto questo bisognava farlo oggi, in questo momento, perché questo è quello che ci chiedono gli abruzzesi. Abbiamo risolto i problemi dell'Abruzzo con questa legge? Sicuramente, tutti i problemi dell'Abruzzo sicuramente no. Avremmo fatto la migliore legge possibile in questo momento? Non lo so, sicuramente ci abbiamo messo il massimo, va sottolineato, come ci ha fatto prima qualche collega, anche l'atteggiamento non ostruzionistico delle minoranze, che comunque pur essendosi
astenute sul provvedimento, diciamo, non l'hanno tirata alla lunga, insomma, non hanno avuto un atteggiamento decisivo. E quindi sicuramente quello che in questo momento potevamo fare, più di questo in questo momento la Regione non poteva mettere in campo, lo ha fatto perché la comunità lo richiedeva, le imprese lo richiedevano, le famiglie lo richiedevano. La grande industria la ricordavo, perché prima, come ricordava, è vero, il nostro tessuto è fatto da microimprese, però ieri, grazie anche all'assessore Febbo, siamo riusciti a dare una risposta importante anche alle grandi imprese. Voglio dire, abbiamo coperto i fondi, il cofinanziamento della Regione Abruzzo per i fondi di progetti di innovazione anche del 2017 e 2018, che non erano coperti, che genereranno, come detto, 600 milioni di investimenti. Tenete presente che il progetto più grande lo fa la FATER, che è un investimento di 100 milioni di euro, non bazzecole. Quell'azienda che tutti quanti abbiamo pubblicamente elogiato, perché ha riconvertito la propria linea di produzione e ha regalato 250.000 mascherine agli abruzzesi. Grazie. Sta Roberto pure. Sì, buongiorno a tutti, per non ripetermi, probabilmente questa non è la migliore legge possibile, ma è la legge che serviva in questo momento per fronteggiare questa emergenza e questa crisi che ha spiazzato tutti. Una legge che guarda a tutti. Qualcuno nella polemica politica di ieri diceva che non abbiamo aiutato gli asili nido piuttosto che le scuole paritarie, ma quando noi parliamo di concetto di impresa ovviamente ci rivolgiamo a tutte le partite IVA, a tutto il mondo imprenditoriale, ci rivolgiamo alle famiglie, ci rivolgiamo agli enti culturali, alle associazioni sportive e ci rivolgiamo anche al sostegno ai comuni con uno sguardo ai piccoli comuni. Le risorse messe in campo sono tante e in questo momento si fa fronte con la cassa della Regione per poi nella seconda fase di questa emergenza rimodulare quelli che sono tutti i fondi europei che abbiamo in pancia, che poi dovremo rimettere in discussione. Quindi è una misura che andava fatta di corsa, perché le nostre imprese vogliono certezza, quella certezza che in qualche modo non stanno ricevendo da altre istituzioni. Noi come Regione Abruzzo gli stiamo indicando un punto di caduta e gli diciamo che la Regione in questo momento c'è, la Giunta Marsilio c'è e stiamo provando a dare le risposte. Le migliori, quelle possibili oggi. Grazie. Grazie a te, approfitto di un ultimo passaggio per ringraziare, mi è arrivata notizia di una importante donazione, Enel ha versato sul nostro conto 400.000 euro di contributo e quindi ringraziamo Enel per questa particolare vicinanza e concreto sostegno. Dopo il neve sisma, ci hanno messo la mano sulla coscienza. Scusa. Allora, in conclusione mi hanno le domande. Io non ricordo un consiglio regionale che in 24 ore, ovvero 12 ore di lavoro in commissione, circa quante ore sono stati in sette e mezzo, dai. Vabbè, diciamo in 20 ore di lavoro, che chiaramente prima sono state tante di più. Nel combinato disposto di questo confronto che passa da Pietro Quaresimale per Sabina Bocchino con i presidenti della prima che sono i firmatari della Regione, i presidenti della prima e della terza come è stato raccontato con tutti i capigruppo, è vero che le opposizioni sono state particolarmente disponibili, è anche vero che noi questa disponibilità l'abbiamo chiesta e l'umiltà è una virtù secondo me dei forti e non dei deboli. Però non ricordo un consiglio regionale si sia ancora riunito di persona, mettendoci la faccia, come chiediamo alle forze dell'ordine, ai sanitari, alle cassiere, al nostro personale del consiglio regionale. E credo che ieri comunque noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, una legge quadro, la prima, non l'ultima ovviamente, ritorneremo certamente in aula ad aprile con altre misure, ma è un monte da oltre 70 milioni di euro che a vario titolo o restano nelle tasche dei cittadini perché non pagano in questo momento tasse e poi quando le restituiranno avranno la possibilità di rateizzare senza sanzioni e interessi, o ricevono, come detto prima, che siano esse imprese, fondo Lega 6 milioni e mezzo, che siano i 1.000 euro proposti per famiglie con particolare disagio, non quelle che percepiscono però il reddito di cittadinanza, stiamo parlando di lavoratori che sono messi nella condizione di non poter incassare, qui non è il disagio dell'emarginazione, è il disagio che ha procurato la crisi Covid, cioè parliamo anche del piccolo
commerciante o la grande impresa che comunque trascina la ripresa, comunque è un monte economico di oltre 70 milioni di euro, escluso quello che uscirà dalla riprogrammazione, che non sappiamo in questo momento quando ammonta e che la Giunta ci dirà nei futuri 15 giorni, di risorse che restano nelle tasche o entrano nelle tasche degli abruzzesi. Voi fate questo di mestiere, andate su Google, cercate medesima misura Calabria, Campania, Basilicata, Marche, Umbria, Lazio. Io credo che l'Abruzzo sia la prima regione che guarda con grande prudenza all'oggi, ma anche con grande speranza al futuro, cioè riprogrammiamo e ripartiamo. La Giunta oggi, tramite il Consiglio, ha molti strumenti normativi per assecondare la ripresa, che chiaramente quelli dell'Abruzzo non sono sufficienti le risorse, serve anche l'aiuto del Governo nazionale e di un tipo di Europa. E su questa storia della polemica sulla bandiera devo dire che sono stato sin troppo garbato, non la dovevo ammainare, dovevo proprio ripiegarla e lasciare solo il tricolore, ma diciamo che do speranza all'Europa di ritrovare se stessa e di aiutare i propri popoli a ripartire. Ci sono domande? I colleghi sono a disposizione per tutto. Abbiamo dato degli schemini riassuntivi, ad ogni articolo della legge c'è la propria misura. Quello che forse dovrebbe sottolineare bene Mauro è che i due bandi rotativi, che siano essi per le aziende piccole, perché fino a 100.000 euro dell'indebitamento che hanno, quindi più hanno, meno sono indebitate, più hanno punteggio, e quello per le controgaranzie bancarie, sono dei fondi perduti, cioè nessuno li dovrà restituire mai. Dico bene Mauro, scusami? Quello sono, in tutto sono 12 milioni, 10 milioni vanno come indennizzo diretto per la perdita di volume d'affari e quindi lo dovranno restituire. Quello delle controgaranzie svilupperà un prestito per 25 milioni di euro e chiaramente, siccome sono garanzie, è chiaro che in teoria le mettiamo in conto che li possiamo perdere, quindi diciamo anche quelli vanno in fondo perduto, però sviluppano 25 milioni di euro di prestiti, di piccoli prestiti che gli imprenditori possono chiedere alle banche. Bene, grazie. Ok, abbiamo ascoltato questa ampia conferenza stampa, ha parlato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, poi abbiamo ascoltato i vari capigruppo in Consiglio regionale, Pietro Quaresimale per la Lega, abbiamo ascoltato Daniele Damario per conto di Forza Italia, Guerino Testa per Fratelli d'Italia, poi Azione Politica con Roberto Santangelo, poi anche le parole del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ricalcando le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Testa, ha detto siamo il primo Consiglio regionale che si è riunito fisicamente e che ha preso dei provvedimenti concreti per l'emergenza coronavirus. Ha detto lo stesso Sospiri, sono 70 milioni che riusciamo a riversare sulle famiglie, sulle imprese abruzzesi, poi ci saranno anche i fondi della riprogrammazione, fondi in particolare quelli europei che saranno riprogrammati. Abbiamo ascoltato il Presidente Marsilio che è un po' cadenzato tutti questi interventi e ha detto già da domani saremo in una nuova riunione con la Giunta, ma anche con i capigruppo, con i capi dipartimento, perché vogliamo dare subito operatività a questo testo che è stato approvato ieri a maggioranza con l'astensione delle opposizioni. Diversi dunque i provvedimenti, 10 milioni più uno alla protezione civile, 20 milioni di euro che sono destinati all'accelerazione dei pagamenti per i creditori della regione, quelle imprese che abbiano fatto o svolto dei lavori per la regione che devono ottenere il
pagamento, ecco, ci sarà una ulteriore accelerazione per questo importo. Poi anche 5 milioni da destinare alle famiglie, soprattutto a quelle famiglie che rischiano l'esclusione sociale, ha detto Marsilio. Ci sono famiglie con persone che hanno perso il posto di lavoro, che non stanno lavorando e rischiano di restare senza reddito. Ecco, sarà importante, ha detto lo stesso Marsilio, mantenerne la dignità, e per questo motivo vogliamo accelerare le pratiche, vogliamo sburocratizzare per togliere anche quella umiliazione che a volte può colpire queste famiglie che richiedono tali provvedimenti in questo contesto così delicato. Dunque 5 milioni di euro da destinare alle famiglie, e poi provvedimenti anche per la micro, piccola e media impresa, provvedimenti per le partite IVA. Questo insomma in sintesi, ripetiamo, circa 70 milioni previsti, con poi l'aggiunta prossima di altri fondi europei che saranno riprogrammati. Su questo, ha detto lo stesso Marsilio, si sta lavorando proprio per cercare di accelerare le pratiche, la rimodulazione, per rendere determinati fondi che sarebbero stati disponibili in un corso, in un arco temporale di anni ben più esteso, si cercherà di comprimere questo arco temporale, di liberare un certo numero di risorse nei prossimi 12 mesi. Non so se mi ascolta Paolo Renzetti, penso che non parli più nessuno, ovviamente la conferenza stampa si è svolta in modalità classica e non penso che avremo ulteriori interviste one to one, Paolo. Andrea, sì, noi siamo qui, vediamo di capire se sarà possibile ascoltare anche in qualche intervista in diretta qui dalla sala Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri o il Presidente, cerchiamo di capire, perché la conferenza, come hanno potuto vedere anche i nostri telespettatori, è terminata da qualche istante. Io credo che ci sia la possibilità però di ascoltare almeno il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo. Con orgoglio Paolo ha rivendicato questo primato. Ora noi non abbiamo verificato, in questo momento ci stiamo un po' fidando delle parole che sono state dette in conferenza stampa, questo primato del Consiglio regionale d'Abruzzo che si è riunito fisicamente, lo ha fatto ieri e ha deliberato questo provvedimento normativo, ha approvato questo provvedimento normativo con le prime misure, i primi fondi da destinare al mondo dell'impresa e delle famiglie abruzzesi. Beh sì, la rivendicazione con orgoglio, quella del Presidente del Consiglio regionale, c'è stata, l'hanno potuto ascoltare i nostri telespettatori. Le misure stanziate, approvate ieri, diciamo, i fondi stanziati dalla Regione Abruzzo per far fronte almeno inizialmente a questa emergenza, ha fatto sì insomma che oggi ci potesse essere anche la giusta rivendicazione da parte del governo regionale e della maggioranza di centrodestra di quanto fatto proprio in queste ultime ore dalla giunta e ieri con l'approvazione in consiglio proprio di questo documento. Dovrebbe arrivare, crediamo o forse no, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Vediamo, eccolo qui, Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Presidente, siamo in diretta. Quella di ieri, una giornata importante all'Aquila, la regione si è mossa e si è mossa bene con questo primo documento approvato. Ma sì, io ritengo che comunque abbiamo fatto tutto quello che si potesse tecnicamente fare, lo abbiamo fatto ovviamente in tempi rapidissimi perché le opposizioni sono state particolarmente collaborative e propositive. La logica è la prima norma, ne seguiranno tante altre. In questa norma cubiamo circa 70 milioni di euro di soldi che tornano o entrano nelle tasche di famiglie e imprese abruzzesi, perché non preleviamo le tasse, le tariffe e i tributi regionali, non preleviamo i canoni agricoli, industriali e delle ATER, e stanziamo i primi finanziamenti o per sostenere la riconversione aziendale o per dare le coperture
bancarie di chi si trova in un momento di contrazione di possibilità di accesso al credito. Il tutto è stato fatto in 48 ore, immagino che si potesse fare anche di più, proveremo a farlo, certamente lo faremo, credo che in Italia siamo gli unici che l'hanno fatto, quindi comunque un buon lavoro del Consiglio regionale. È stata la prima azione per far fronte a questa emergenza, lei diceva già ad aprile, nei prossimi giorni ci riuniremo ancora per stanziare altri fondi. La prima azione è la natura economica, ovviamente non è sufficiente, non sarà esaustiva, attendiamo anche insomma, le iniziative legislative del governo nazionale che ribalta sulla comunità europea, sulla base di quello cercheremo di muoverci. Abbiamo infatti tutta la fase di riprogrammazione dell'economia e dei fondi strutturali europei che vogliamo riindirizzare al punto a sostegno dell'economia. Per chiudere, Presidente, ieri c'è stata anche questa protesta simbolica da parte del Presidente del Consiglio regionale, questa bandiera dell'Europa che è stata ammainata. Sì, sono stato sin troppo gentile, voglio dire, per come si comporta l'Europa nei confronti della nazione che l'ha fondata per cultura, diritto, storia, sangue e sostegno che è appunto l'Italia. Non è che noi siamo un paese di quinto piano, noi siamo i fondatori e gli ispiratori della comunità europea. Non so se i padri fondatori dell'Europa l'hanno immaginata così piccola e egoista o la volevano grande, solidale, libera, forte e democratica. Il problema è che l'Europa si sta autodistruggendo autonomamente con un atteggiamento di questo tipo. Se permette, in questo momento credo che sia opportuno difendere il tricolore italiano piuttosto che la bandiera blu europea. Paolo, Presidente del Consiglio di Sia, Andrea. Ah, ok, va bene, ormai è andato. No, volevo chiedere se c'era già una mezza idea su quando il Consiglio regionale si sarebbe potuto nuovamente riunire, magari per discutere ulteriori misure. Però ok, è andata così, va benissimo. Non so se ci sono altre voci che possiamo ascoltare, altrimenti possiamo andare verso la chiusura. Guarda Andrea, dovrei avere bisogno di qualche secondo per poter eventualmente spostarmi e vedere se c'è per esempio il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, da poter ascoltare, però credo, Guerino Testa lo vedo lì fuori, chiedo a Loris Bennato di andare un attimo, se possibile, a recuperare il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Ecco, sta arrivando il capogruppo in consiglio regionale, eccolo qui, e allora lo andiamo ad ascoltare proprio in diretta qui dalla Sala Corradino d'Ascanio. Buongiorno Testa, siamo in diretta per questa post conferenza del Presidente Marsilio, della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale Sospiri. Lei diceva nel corso del suo intervento l'orgoglio del centrodestra di aver approvato queste misure in tempi record. Due cose voglio dire, la prima innanzitutto un ringraziamento a tutti voi giornalisti, a tutti gli informatori, perché state vivendo anche voi un periodo molto particolare, state garantendo un servizio essenziale. Seconda cosa, voglio enunciare che noi stiamo facendo solo ed esclusivamente il nostro dovere, però ci abbiamo messo la faccia, forse siamo il primo consiglio regionale che fisicamente si è riunito sia in commissione che in consiglio regionale, e penso che abbiamo emanato una legge regionale coraggiosa, una legge regionale tempestiva, una legge regionale concreta per dare una risposta importante e fondamentale alle tante imprese e alle tante famiglie che stanno vivendo un momento molto difficile, direi drammatico, un momento che si va a sommare già un momento storico complicato. Quindi abbiamo fatto questa legge che prevede oltre 60 milioni di investimenti, di finanziamenti, molti dei quali a fondo perduto, abbiamo previsto la sospensione di tutte le tasse e tributi regionali, la sospensione per quanto riguarda le locazioni delle case ATER, un provvedimento molto importante in questo momento, specialmente per le famiglie in stato di disagio, che prevede un contributo fino a 1.000 euro per le famiglie bisognose per l'acquisto dei beni di prima necessità.
Diceva pochi istanti fa proprio ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che queste manovre sono state approvate in tempi record e c'è stata anche la collaborazione, se così la possiamo chiamare, delle opposizioni. In questo momento viene un po' da parte il colore politico, bisogna pensare all'Abruzzo e agli abruzzesi. Giustissimo, ed è doveroso riconoscere che se questa legge è stata approvata in pochissimo tempo, in meno di 24 ore, è dovuto anche grazie allo sforzo e anche alla coscienza e alla intelligenza delle opposizioni che ci hanno permesso, grazie alla loro collaborazione, di portare a casa un provvedimento utile per la Regione Abruzzo. Grazie al capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Andrea, a te la linea, non credo ci sia più nessuno da ascoltare in questi istanti, sì, abbiamo ascoltato possiamo, però possiamo in conferenza stampa. A tal proposito, Paolo, proprio l'ultimissima considerazione, visto che si era parlato anche ieri, lo ha fatto il capogruppo del PD Paolucci, ecco, forse poteva essere maggiormente condiviso questo testo, oggi Marsilio ha in parte ribattuto dicendo che sono 15 giorni che il testo viene discusso, è stato discusso con gli amministratori locali, con i partiti, con le parti sociali stesse e quindi quello che poi è stato approvato ieri, quel testo che è stato approvato ieri esce fuori comunque da un lavoro di concertazione, ecco, solo per aggiungere questo aspetto qui. Eh sì, certamente è stata giusta questa sottolineatura fatta sia dal Presidente Marsilio anche dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e pochi istanti fa sempre i nostri microfoni nel corso di questa diretta dalla Sara Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Beneficio dei nostri telespettatori aggiungiamo Andrea che avevamo registrato prima di questa conferenza stampa anche un'intervista con la assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febo che ovviamente proporremo nel corso dei nostri TG da Pescara. Perfetto. È tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie a te, grazie a Loris Bennato per la parte tecnica, dunque è anche questo il modo per rinviare l'appuntamento al TG6, proprio per ascoltare anche le parole dell'assessore regionale Mauro Febbo, comunque per darvi appuntamento con la nostra informazione quotidiana, alle ore 14 il TG6, chiaramente torneremo sulla conferenza stampa odierna del Presidente Marsilio con queste misure che sono state approvate ieri in Consiglio regionale. Questi 70 milioni di euro, un monte complessivo di 70 milioni di euro, cui vanno aggiunti eventuali fondi di riprogrammazione europea. Finisce qui l'edizione straordinaria del TG6, alle ore 14 il TG6 nella sua edizione ordinaria, le prossime edizioni poi quelle successive alle ore 19 e alle ore 23. Grazie ancora per l'attenzione e buona giornata.